adesso stai a far bello il bullo, tutto il bello così, perché devo vantare con questi tre. Domani ti incontro da solo e voglio vedere che fai. L'ho sputtanato davanti, ma scusate, ma il termine, l'ho sputtanato, perché questi si fanno i belli davanti agli altri, grandi, ma quando stanno soli, non dico la parola che mi viene, ma comunque si capisce, se la fanno addosso. Senti, ma capito? Ovviamente tu, nel senso, ci vuoi vedere domani perché andiamo a correre e ti batto. No? No, io dicevo da solo, perché io ho detto tu sei uno di quelli, perché l'ho voluto proprio dire, al costo che magari prendo pure qua. Però. Io volevo dire, gli ho fatto capire, vedete voi due, state a sentire questo da solo, è un cacasotto. Sì, esatto, aspetta, lui 17 anni, massimo 18, 16-17 anni, tu gli hai detto, se vediamo domani da solo, perché andiamo a correre, io ti batto. Se c'era Franco Piatti, no io andavo, incrociavo i guantoni. Incrociavo i guantoni. Che sia Pino D'Egidio che Franco Piatti fanno anche una funzione sociale e anche di insegnamento, sì, quindi sì. Tu l'avresti battuto giustamente. Corretto. Nella tua disciplina, e lui ovviamente con quanto di differenza d'età all'incirca? Ma, più di mezzo secolo? Sì, sicuramente 50 anni ci passa, insomma, via. No, però vedi che... Idem con Franco, però in due discipline, no? Ma... differenza l'avresti comunque battuto. E allora, se entriamo nei dettagli, com'è andato? Che io ero appena partito, stavo... coricchiando per riscaldarmi, no? Per andarmi a fare la seduta d'allenamento, e questo mi correva, ha lasciato e mi correva appresso, mi veniva vicino, mi sono fermato, gli ho detto che stai a fare? Allora si sono avvicinati quell'altri due e ridevano, non ridete, gli ho detto, vedi questo io domani lo incontro da solo, e da solo è una pecora, sa far bullo perché sta con voi due. E questo noi l'abbiamo detto pure quando abbiamo presentato il documentario alla scuola media. L'aggregazione fa anche questo, lo sport, capito Massimiliano? Sì. Va bene. Allora, ormai siamo in conclusione, andiamo verso i saluti. Io volevo ricordare che San Giuliano Terme, che salutiamo, da dove ci ascoltano con un 1%, un 0,5% negli ultimi 30 giorni, si trova in provincia di Pisa, in Toscana, quindi è un paese. Una cittadina di 31.822 abitanti, quindi insomma... Ecco perché allora abbiamo citato l'altra settimana, Mario ha detto che c'era stato un controllo nella mezza maratona di Pisa, dove hanno trovato un atleta amatore dopato. Salutiamo sempre San Giuliano Terme, e poi l'1% che ci ascolta da Serra di Falco, che non sta a Macerata, non sta in Adriatico, bensì è in provincia di Caltanissetta, all'interno della Sicilia, quindi chi non sappiamo chi, comunque ci fa piacere che ci ascoltano e li salutiamo. E noi nella nostra gara, sia del sostizio che del Colladino, il sostizio un siciliano e un sardo, perché lavorano qui a Roma. Sì. E allora la domenica, e chissà se non sono di Serra di Falco e di Quarto Sant'Elena. Forse è di Palermo. Comunque ci fa sempre piacere. Sì. Quindi ricordo, salutiamo gli amici di Latina, Zagarolo, Perugia, Segrate in provincia di Milano, Monterotondo, San Giuliano Terme in provincia di Pisa, Milano, Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari e Serra di Falco in provincia di Caltanissetta. Questi sono veramente tutti gli amici di Roma, insomma, che sono la stragrande maggioranza. Certo. Allora, grazie, un altro grazie di questo mese lo diamo agli amatori Villa Panfili, perché questa è un'altra cosa che abbiamo scoperto con la nuova funzione di Spreaker.com. Nell'ultimo mese 52 ascolti sono venuti dal sito Amatori Villa Panfili. 52%? No, 52 ascolti proprio, sì. Nell'ultimo mese, nel totale ci sono 52 ascolti. Lo volevo segnalare nella miriade dei 1486 ascolti che fa la rubrica del podismo, ovviamente non a puntata ma nel suo complessivo, certo. Come trasmissione ci sono 52 ascolti presi dal sito Amatori
villapanfili.com, quindi ringraziamo anche perché sono intervenuti su questa trasmissione, quindi significa che ci hanno tenuto anche a far ascoltare a tutti loro appunto sì, perché quello che ci siamo. Magari ecco, ci saranno stati pure quelli della Podestica Solidarietà, probabilmente questa rilevazione può essere che è stata fatta proprio perché Sandro Cursi e Pino Coccia hanno messo proprio sul loro profilo Facebook che c'è stata questa trasmissione. No, ma al di là di Facebook. Sì, sì. E loro ci tengono in modo particolare a questa trasmissione. Ci hanno detto, addirittura hanno detto che perché non fate un volantinaggio così almeno la presentiamo a tutti, perché veramente hanno detto, questo non lo dovremmo dire noi, hanno detto che è molto interessante questa, e noi cercheremo adesso di trovare anche qualche medico per poter intervistarlo proprio in merito ai benefici dello sport, perché noi l'abbiamo sempre detto che i benefici gli chiediamo che cos'è il noretiocolo, esatto, bravo Mario, ecco, no, perché noi ecco, e diciamo che cosa comporta? Esatto, come dice Mario, noi parliamo di benefici, però se ce lo dice una persona che veramente la fa la professione, che può attestare che quello che c'è scritto, quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità è vero, e magari ci parla dei benefici, di tutti i benefici che comporta e di eventuali traumi che si possono anche affrontare durante una competizione, durante un allenamento, durante una competizione. Va bene, allora ringrazio Mario Moretti. Di nulla, grazie a voi per l'ascolto. Pino D'Egidio. Grazie per l'ascolto e speriamo che vi abbiamo soddisfatto. Ma sicuramente, sicuramente come sempre, anche perché anche oggi gli ascolti sul live stanno andando molto bene. Quindi ragazzi, questo significa che la gente aspetta anche, insomma ci sono persone che aspettano che andiamo in onda e poi ci sono tante persone che ci ascoltano sul podcast, ricordiamolo, su RadioRomaFutura.it, aggiorni il nuovo sito, qui molto più semplice e molto più bello, su Spreaker.com cercando Radio Roma Futura e appunto la rubrica del podismo, sulla pagina Facebook Radio Roma Futura, sul profilo Facebook Roma Futura, su Twitter @ Radio Roma Futura, poi sul sito Atletica con Latina, e poi fra poco, perché adesso sto esattamente a mettere, dove potrete scaricare anche il file MP3 esattamente, e sentirlo con poi anche sulla pagina Facebook di Mario Moretti, e poi ricordiamo per tutte le questioni sul podismo e l'atletica andare su www.mariomoretti.it. Io ringrazio tutti chi ci ha ascoltato, ci diamo appuntamento per la rubrica del podismo a giovedì prossimo dalle 17. Se ci sono dei cambiamenti che andiamo in onda di mattina, verrete immediatamente aggiornati sul sito Corriamo al Collatino. No, Atletica Collatino. Atletica Collatino, scusami. Oppure sul profilo Facebook. Oppure sul profilo Facebook, cioè, esattamente. Dopo di noi, dopo le 19, in onda Club de Football, lo speciale sulla Champions League, sempre col sottoscritto e con Davide Moroni, i nostri opinionisti. Poi arriverà anche Federico e il Pampasozio per parlare di Europa League e la partita in particolare all'Inter questa sera. Dopo c'è Franco Piattico incrociando i guantoni, e poi questa sera ritorna il reg con Sound Goods, con Vibes e Lorenzo Loddo e Mirko Ippoliti. Vi auguro a tutti una buona serata, arrivederci. Correre a fare un passo e poi un altro, e un po' alla volta prendere coraggio, e non aspettarti il tappeto rosso, ma molte buche e qualche bel sasso, e arriveranno da ogni dove, perché chi va piano mal sopporta chi fa meno delle cinture. E certo, potranno anche farci del male e riempirci di botte, ma per noi che andiamo forte, lo sfregio è arrivare alla fine sani, mica la morte. Correre è la voglia che devi avere di stare in piedi, sempre e comunque, che seduti si sta solo al cesso. E lo so che stai bene lì, signorino, comodo e al caldo, ma alza il culo, perché il mondo va preso di petto, e con lo sguardo fisso e fiero guarderemo sempre avanti, perché a noi nessuno, fidati, potrà mai fermarci. Thank you.
Abituati ad schivare gli ostacoli, non abbiamo nessuna voglia. Li abbattiamo tutti in tre e un giorno questa sarà storia. Ma solo per voi che avete bisogno di una memoria. Non per chi è come me e per la gente che sogna. Perché di ricordarmi chi ero ieri, no, non mi importa. Di sapere chi sono oggi, è una bella domanda. E domani, a domani ci penserò un'altra volta. Per ora ti dico che non voglio né mete né destinazioni. Non è importante sapere quando il viaggio è iniziato, ma sperare solo che non debba mai finire. E a te che ancora non ti fidi, dico che forse, non lo sai, ma sei attaccato a dei fili. E l'unico modo per poterti staccare è fare un bel salto, per scoprire così che sapevi già volare. Hai imparato a farlo metro dopo metro, anno dopo anno, e col cielo a un palmo di naso, te ne sei finalmente reso conto che è di correre, che è di correre che hai bisogno. Davvero, vivrai come non hai.